Un'organizzazione molto piemontese, molto cuneese. Ezio questa mattina richiamava lo spirito sabaudo ed è vero, io l'ho in qualche maniera sperimentato. Io mi sono trasferito a Roma con la famiglia perché io sono romano e in Elviano hanno trovato un luogo di servizio persone che vengono da tutta Italia, io da Roma, ma da tanti angoli d'Italia. Io devo dire che nelle cose che ho fatto poi nella vita, dopo che faccio tuttora, mi rimane la matrice del volontariato internazionale. Io credo che nel volontariato internazionale ho trovato, come dire, una forma che mi dava uno stimolo e che mi aiutava a leggere il mondo in qualche maniera. Allora io vorrei molto semplicemente provare a raccontarvi quali sono le cose che mi hanno convinto del volontariato internazionale e che mi hanno convinto della LVA e che dagli anni 90, quando ho iniziato, appena laureato, ho fatto il volontario internazionale, continuato poi forme di impegno diverso, mi hanno sempre tenuto in questo mondo. Sono tre le cose che mi hanno in qualche maniera spinto e che continuano in qualche maniera a spingermi. Il primo è la capacità di ascoltare la realtà. Sentire quello che succede, un grande papa del passato parlava di ascoltare i segni dei tempi, ecco, è un po' questo che ha fatto il volontariato internazionale. Ha detto cose negli anni 60 e 70 che nessuno diceva nelle istituzioni, nessuno diceva nella vita civile, pochi dicevano anche nel mondo ecclesiale. E il volontariato internazionale le ha dette, le ha ripetute e ha continuato a dirle. Una cosa importante che il volontariato internazionale ha detto e ha ripetuto è quella dei diritti. Le persone non sono dei passivi ricevitori di aiuto, ma sono dei soggetti che hanno dei diritti e che in primo luogo desiderano attivarsi. Noi parliamo spesso del cosa porta la cooperazione, ma in realtà l'unica cosa che porta è la cooperazione del volontariato internazionale, la consapevolezza che siamo tutti delle persone, siamo tutti dei portatori di diritti e naturalmente di responsabilità. La seconda cosa che io ho tratto dal volontariato internazionale è la motivazione, il tenere insieme un perché facciamo le cose, che cosa ci mobilita, il volontariato, che è poi la gratuità. Io ho sentito delle parole molto interessanti dette da qualcuno che mi ha preceduto. Noi non abbiamo forse bisogno di persone straordinarie, ma abbiamo bisogno di persone che siano straordinariamente normali nel fare le cose che devono fare. E allora il volontariato ci insegna questo, non ci insegna che dobbiamo sempre stare lì dipendendo da qualcun altro per essere la parte buona del mondo. No, non dobbiamo essere questo. Dobbiamo portare nel mondo la capacità di fare normalmente le cose normali e fare in questa maniera portare quel tocco di straordinarietà. E questo non è un io, ma è un noi, è l'altra lezione. L'altra lezione è che non siamo da soli, ma che siamo in una rete, possiamo chiamarla così, ma siamo in collaborazione con altri. È una lettura non solitaria del mondo. E poi c'è la terza cosa, che è la competenza. Noi dobbiamo fare queste cose con competenza, perché la competenza è il rispetto delle persone con cui lavoriamo. Nessuno di voi vorrebbe essere malato ed essere curato da un medico che è veramente un tanto bravo ragazzo, ma che non sa curare, non sa fare il suo mestiere. Noi dobbiamo essere questo per le persone con cui entriamo in contatto. Spesso questo elemento della competenza viene un po' banalizzato, non siamo come le ONG. Cosa vuol dire non siamo come le ONG? Le ONG cercano di capire che cosa c'è veramente bisogno di fare, ma devo dire la verità, anche nel nostro mondo, dell'LVA e nel mondo delle ONG, spesso non riusciamo a valorizzare questo elemento di competenza che è un elemento di rispetto, che è un elemento di sapere cosa fare. Queste tre cose insieme, tutte e tre insieme, perché non è solo la competenza, come non è neanche soltanto la motivazione, l'essere tanto dei bravi ragazzi o capire che cosa succede nel mondo. Queste tre cose insieme per me sono state e sono la LVA. E la domanda naturalmente che mi faccio è: ma mi convince ancora tutto questo? Perché io non sono di quelli che pensano che le ONG devono sempre stare lì e fare le stesse cose. L'ho detto molte volte, probabilmente attirandomi qualche critica anche nelle LVA. Se domani non serviamo più, smettiamo di esistere e facciamo qualcos'altro.
Allora la domanda è: servono ancora queste cose? E io penso che servano ancora se riusciamo a rileggerle nel mondo di adesso, a riattualizzarle. In qualche modo dobbiamo ritrovare un essere strumenti. Noi non siamo centrali, ma siamo strumentali al perseguimento di un bene comune. Riusciamo a farlo? Allora, riusciamo a farlo su queste tre cose che mi hanno convinto allora, mi convince ancora oggi? Ascoltiamo la realtà? Oggi abbiamo parlato di questo tema delle migrazioni, del rientro, questo è il mondo di oggi e dobbiamo ascoltarlo. Nella LDA, a dire la verità, in tante altre organizzazioni si legge questo tema e si cerca di dare delle risposte. Però leggere la realtà dal mio punto di vista significa anche essere realisti, leggere la realtà in maniera realista anche quando la realtà non ci piace. Oggi abbiamo sentito una esposizione della riforma della cooperazione che sicuramente avrebbe potuto chiedere qualche angolo di dibattito da parte di qualcuno di noi. Non tutto ci piace del mondo che cambia, a noi non piace tanto che per esempio le organizzazioni della società civile che hanno avuto un picco anni fa, adesso facciano sempre più fatica a trovare uno spazio nel dibattito internazionale e nel dibattito con le istituzioni. Dobbiamo dircelo, è un momento di crisi, è un momento di crisi che ha degli elementi che noi non, come dire, che dobbiamo leggere bene, perché vi ricordate un passato si arrivava con le ONG e ci si paracadutava nei posti come se non esistessero istituzioni locali, adesso non è più così. Dunque, gli stati, i governi, le istituzioni locali hanno il loro ruolo e devono averlo, ma in che modo la società civile trova un modo di interloquire? È una cosa importante su cui forse ci dobbiamo fare delle domande, così come ce le dobbiamo fare sugli SDG, sugli obiettivi di sviluppo del millennio, preceduti da un dibattito enorme con un risultato che non è brillantissimo. Adesso non possiamo tanto elaborare qui, ma si potrebbe dire in merito. Certo è lo strumento che abbiamo, ma per favore non chiudiamo gli occhi sul fatto che queste forme istituzionali non sono perfette. Dobbiamo usarle, ma non essere usati da queste. Allora dobbiamo leggere la realtà e attualizzare, e dobbiamo attualizzare la motivazione e la gratuità. L'hanno ripetuto in tanti, Gianfranco e altri, questo essere ordinariamente straordinari e fare quello che dobbiamo nel mondo, come ONG ma anche come un postino, come un medico, come un funzionario pubblico. Di tutto questo c'è assolutamente necessità e in questo naturalmente io non posso non citare quella che è la matrice cristiana della LDA. Lo ha detto Ezio questa mattina, lo ha citato più volte quando parlava e ci raccontava del cammino da cui viene la LDA. La nostra radice cristiana non è una qualche cosa di diverso dal civismo, dallo stare al mondo come cittadini, è un, come dire, l'elemento che ci permette naturalmente a chi si riconosce in questa matrice di tenere insieme tutti i pezzi, e non è affatto un ostacolo a dialogare con culture, religioni, realtà completamente diverse. Il mondo è in qualche maniera la nostra radice cristiana che ci impone di riconoscere il mondo nelle sue diversità. E la terza cosa, proprio in un minuto, è la competenza. Quali sono le competenze che dobbiamo riattualizzare? Portare cose? No, questa cosa l'abbiamo superata da tanti anni, ma a me non mi soddisfa tanto neanche l'idea di insegnare a pescare, portare il pesce e insegnare a pescare. Credo che dobbiamo lavorare su qualcos'altro, e allora se trovo qualche cosa nell'esperienza delle ONG ci trovo la costruzione di percorsi comuni, di processi. Noi siamo sempre attenti agli output, agli obiettivi nella lingua, nel progettese, ma mettere in moto le cose, far iniziare qualche cosa, le relazioni. E se noi veramente prendiamo sul serio il tema delle relazioni, rompiamo un po' anche lo schema dei poveri. Noi non lavoriamo per i poveri, per i beneficiari, non ci sono delle persone di là che ricevono, ma c'è una barca su cui tutti siamo e per la quale tutti lavoriamo. E quando lavoriamo su queste cose, lavoriamo sulle cause delle povertà.
Le povertà hanno delle cause e questo tema della causa delle povertà non viene sempre tanto presa sul serio, perché anche quando si fa la comunicazione, l'ha già fatto la citazione Paolo, è molto facile dire con questo euro salvo X bambini, ma perché questi bambini sono poveri? Perché le loro famiglie sono povere? Perché il loro paese è così povero? Ci sono delle politiche dei governi del nord e spesso anche dei governi del sud su cui bisogna intervenire. È questo quello che bisogna fare. Certo, non è sexy parlare all'opinione pubblica di advocacy, e questo tema dell'advocacy è un tema serio che bisogna assolutamente affrontare. Se noi riusciamo a rileggere queste tre cose, ascoltare il mondo, motivazione, gratuità e competenza alla luce del mondo di oggi, sono sicuro che la LVA avrà altri 50 e ancora altri 50 e ancora altri 50 anni. Grazie.